Il posto in cui sono oggi è il fortino della Madonna del Monte a Savona. È uno dei tre fortini posti sulle colline che circondano la città. Come nella maggior parte dei casi, questo posto abbandonato e ormai in disuso è diventato una specie di discarica a cielo aperto. Ma cosa sono venuto a farci io qua? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Di recente ho aderito al progetto Un Sacco Pulito. Di cosa si tratta? Si tratta di un progetto che cerca di dare una ripulita all'erciume che ci circonda, soprattutto in natura. Sono stato invitato da Armando del canale YouTube Vivere in Camper, ma chi te lo fa fa? Se qualcuno matto tra voi non lo conoscesse, vi lascio il link qua in descrizione. Da quando ho iniziato a viaggiare col camper in maniera continuativa negli ultimi 4-5 anni, sono finito molto spesso in posti completamente luridi, completamente sporchi, con un sacco di spazzatura abbandonata. Non solo viaggiando in camper, ma anche facendo del trekking. Se tra voi c'è qualcuno che cammina in natura, sicuramente si è imbattuto in fiumi, in stati degradati, in boschi completamente succidi. Proprio per questo motivo ho accettato l'invito di Armando, perché mi sembra una causa giusta da sposare. Non sono qua a dire che ripulirò il mondo, ma poter fare qualche cosina in questa direzione sicuramente mi dà soddisfazione. Ora, tralasciamo tutte queste chiacchiere perché non voglio farvi un mega pippone. Iniziamo a dare un po' una ripulita. Una cosa curiosa è che dall'immagine avrete visto che il sentiero per entrare poi al fortino è stato pulito di recente, diciamo l'erba è stata tagliata in modo da avere un accesso comodo. Chi è stato a fare questo lavoro? Un mio amico Simo, l'ho scoperto oggi per puro caso. Colgo l'occasione per salutarlo e ringraziarlo. Alla fine ho riempito 6 sacchi di pattume sgomberando il grosso del piazzale principale del fortino. Se sei incuriosito dall'argomento e vuoi più informazioni su questo progetto, puoi chiedere a me, puoi chiedere direttamente ad Armando, oppure puoi visitare direttamente il sito unsaccopulito.com. Ci vediamo alla prossima. Ciao!